Voglia di fare musica. Andare a bere per festeggiare la mia perdita e questa prima giornata, al campeggio qui all'Isola d'Elba. Siamo arrivati, ma naturalmente mica poteva andare tutto bene, no? Si è buttata la macchina appena scesi dal traghetto, quindi nella sfiga, nella sfortuna è che siamo comunque in campeggio con mille peripezie, carro attrezzi, navetta, insomma. Non ci spostiamo di qua, però almeno c'è la piscina e aspettiamo fino a lunedì di sapere di che morti dobbiamo morire, sia a livello di costo che quanto ci vorrà per darci la macchina per poter girare l'Isola d'Elba. Vabbè, prendiamola con filosofia. Intanto ci hanno detto che ci sarà una stradina che porta al mare, un sentiero che faremo magari stasera o domani mattina, e poi cercheremo a piedi di visitare quello che è qui nelle vicinanze, nella speranza che la macchina arrivi presto e che ci conceda di fare questa settimana di ferie. Intanto facciamo un po' di sport, ci riposiamo, sole, piscina, bagni, aspettando anche la casetta, con rischio di essere in tenda, invece non avremo un appartamento, e poi andiamo a bere. Ciao! Dopo mille peripezie di questa prima giornata al mare, yeah, finalmente ci siamo arrivati all'Isola d'Elba. Dicevamo mille peripezie, come vi ho spiegato anche giocando a ping pong, ma ve lo dico brevemente. Quindi il nostro Ferragosto, la nostra vacanza è iniziata con la macchina parcheggiata sul carro attrezzo e portato via, non si sa quando ce la daranno, non si sa che cos'ha, ma tutto sommato abbiamo trovato anche il campeggio che aveva la navetta gratuita, quindi è venuta a prenderci con 10.000 valigie, siamo arrivati al campeggio, la casa non c'era ancora, ce l'hanno data a tardo pomeriggio, ma noi ci siamo tuffati in piscina, perché così bisogna fare, bisogna prendere la vita come viene e non arrabbiarsi troppo. E comunque ricordiamoci che abbiamo una settimana di vacanza, quindi ci faremo queste giornate qui al campeggio con la piscina, però siamo venuti anche per lustrare quello che è il sentiero che porta fino al mare. Sono 600 metri in questa piccola caletta dove potete vedere anche la protezione per le meduse, quindi se vai al di là praticamente le meduse non ci sono, quindi puoi fare il bagno in tutta tranquillità, ma c'è anche questa piccola caletta dove penso domani, quando ci sarà il sole, insomma il mare sarà bellissimo. Vado ancora a esplorare un attimo, poi torno indietro, mi rifaccio la mia passeggiata anche in mezzo ai boschi e poi ritorno al campeggio dove farci un aperitivo, perché sì, ho deciso che l'aperitivo me lo merito oggi, dopo tutta la giornata che è stata frenetica e caotica. Un aperitivo per ripartire, farci questa bella settimana, in qualche modo ce la faremo a piedi, in macchina, non si sa, ma comunque ci divertiremo e riusciremo a visitare, ne sono sicura, anche l'Isola d'Elba e farvi qualche reportage. Ciao, vado, sono stanchissima. Ciao, ciao. Venite a vedere, ho scoperto un posto bellissimo. Per poco ho preso il sole e me ne sono accorta adesso. Caspita, guardate che segno, va bene. Comunque dicevo, venite, guardate che bellezza. Cosa ho scoperto? Beh, intanto queste calette che sono meravigliose. Poi là c'è un lembo di terra che praticamente collega, e lo puoi attraversare a piedi e andare su quella isoletta, questo promontorio. Però mi hanno anche detto che c'è una strada, la passeggiata dell'amore, un po' come le Cinque Terre, che praticamente dovrebbe
essere lì in mezzo da quelle parti, quindi attraversa il promontorio, va di là e arriva fino a Rio Marina, quindi passeggi un po' praticamente in questa natura e arrivi ogni tanto a delle calette fino ad arrivare poi al paese a Rio Marina, quindi si fa anche a piedi. Per cui mi hanno detto che una spiaggia di là è molto bella e domani o dopodomani andiamo a cercarla, assolutamente sì, però niente ciabatte ma solamente scarpe da ginnastica perché qui bisogna camminare così. Ciao! Vado a vedere se riesco a passare. Thank you.